tornano i focus della stazione zoologica Anton Dorno, promossi dal Comitato Scienze e Società, con il meeting Coltivare il mare. L'obiettivo è stato quello di affrontare l'argomento mare nel suo aspetto meno conosciuto, crescita blu. La stazione zoologica in questo frangente si propone intanto come sede del cluster nazionale della crescita blu e quindi anche come area di pensiero e di proposta di nuovi interventi sul territorio marino in Italia nei prossimi anni. Nell'ambito dell'evento è stata inaugurata a cura di Marco Lacommare la presentazione della mostra Colori profondi del Mediterraneo. C'è da dire che Ispra non è più sola in questo percorso perché dall'anno scorso è stato istituito il Sistema Nazionale della Protezione e della Ricerca Ambientale e di fatto è stata creata una rete che opera su tutto il territorio, opera con oltre 10.000 soggetti, opera in più di 100 sedi, quindi diciamo che è un qualcosa che è assimilabile quasi all'EPA degli Stati Uniti. E diciamo che questo ci dà sicuramente oggi una maggiore responsabilità, ma anche la consapevolezza forse di maggiori mezzi anche per poter raggiungere quella che è la nostra missione istituzionale. La mostra, diciamo, nasce proprio con l'obiettivo di divulgazione, di conoscenza, proprio per arrivare a far conoscere quello che è il nostro lavoro. Noi siamo con un robot che ci permette di conoscere tutto quello che c'è sul fondo in una maniera diversa rispetto a quella che come si faceva in passato, perché ovviamente riusciamo ad andare a avere molte ore di osservazione e studiare proprio quello che c'è, osservare gli organismi in vivo, dal vivo. Nella mia lettura di economista appare necessaria non solo per la citata moltissime volte sostenibilità ambientale, ma lo è anche per altri aspetti di stretta natura economica, come la distribuzione della ricchezza in ambito più che nazionale, quindi in ambito internazionale, anche se ci fermiamo a considerare il solo Mediterraneo. Per quanto riguarda il Mediterraneo, chiaramente il Mediterraneo è anche un po' la cartina di tornasole di tutto quello che in qualche modo riguarda anche gli oceani, perché il Mediterraneo è quello che noi chiamiamo un mare semichiuso, perché ha una ovviamente limitazione diciamo nel ricambio delle acque. È un mare però sul quale insistono tanti stati, c'è una pressione antropica molto forte ed è l'incontro fra il nord e il sud del mondo, quindi anche dal punto di vista geopolitico riveste un'importanza fondamentale, è la culla della civiltà occidentale, insomma tutte cose ben note, ma che pongono però una serie di problematiche nel momento in cui noi andiamo a delimitare gli spazi marini e quindi a responsabilizzare gli stati, ciascuno in ordine appunto allo spazio costiero di cui ha la sovranità o la giurisdizione.